Ciao, benvenuta. Come ti chiami e da dove vieni? Francesca Grifoni da Spoleto. Benvenuta da noi. Grazie. La The Tennis School ti ha presentato il suo percorso formativo in 3 giorni. Durante la prima giornata ti abbiamo mostrato i sistemi di lavaggio e post-coating, oltre alle tecniche di lavaggio e di pulizia degli interni. Quali sono tra le tecniche presentate le fasi che non rientravano nel tuo abituale modus operandi? Allora, il lavaggio in 3PH e tutta la cura della pelle, quindi il lavaggio e la pulizia della pelle. Nella seconda parte della giornata abbiamo testato con mano, andando nello specifico, l'utilizzo dei prodotti della linea Labo Cosmetica. Ce n'è qualcuno che ti ha colpito più di un altro e perché? Audace mi ha colpito perché la utilizzavo in maniera diversa. La parte tecnica e pratica di questo corso, credi che siano equamente suddivise o avresti voluto approfondire qualche argomento? Se sì, quale? Penso che siano tutti suddivisi in maniera corretta e quindi... La seconda giornata è stata dedicata alla decontaminazione e lucidatura con l'uso della rotta orbitale. Quanto di ciò che hai imparato su questi argomenti pensi che possa migliorare la tua prestazione lavorativa? Praticamente tutto, perché non avevo mai lucidato nella mia carriera e quindi è stato molto utile. E qual è il trattamento che applicherai nell'immediato, perché ti ha proprio colpito? Ma nella lucidatura? Sì. Beh, sicuramente la rota orbitale in 3 fasi. Quindi le 3 fasi della, sì, della rota orbitale. Sempre nella seconda giornata abbiamo approfondito lo studio delle tecniche di applicazione dei sigillanti e un ulteriore approfondimento della linea Labo Cosmetica. A livello pratico, avere testato personalmente le performance di questi prodotti, cosa ti ha lasciato? La qualità dei prodotti. E ci sono delle nuove nozioni che hai imparato durante questo corso? Sicuramente il saper applicare bene i prodotti porta a un miglior risultato. Abbiamo concluso il corso con la 3ª giornata, dove ti è stato mostrato l'utilizzo della rotativa e alcune lezioni di carteggiatura. Ci sono dei danni che pensavi impossibili da rimuovere, dove ritenevi addirittura necessario l'intervento di un carrozziere, che invece hai visto tu stessa che si possono risolvere? Sicuramente con la carteggiatura non pensavo che si riuscisse a togliere, non pensavo si riuscissero a togliere tutti i segni. Togliamo un po' di lavoro a carrozzina. Sì. Durante questi 3 giorni, ogni giorno abbiamo parlato dello sviluppo del business detailing e delle tecniche di vendita di Mapra. Abbiamo dato anche particolare attenzione all'uso dei social media. Sì. Come conti di applicare queste linee guida per dare maggiore visibilità al tuo lavoro? Beh, sicuramente al giorno d'oggi il miglior social per pubblicizzare sia il lavoro che i prodotti sicuramente è Instagram, e quindi con le storie e con i reel. Senti Francesca, consiglieresti questo corso a un collega e perché? Sì, perché l'autodidatta non riesce né a capire la qualità né sicuramente a svolgere il lavoro in maniera perfetta. Quindi con questo corso si riesce. Per finire voglio sapere cosa ti porti a casa di questi 3 giorni. Beh, sicuramente la familiarità del posto, la cordialità sia dei docenti che di tutti i dipendenti che ci sono all'interno, e anche alla fine con i miei colleghi, se così posso chiamarli, l'amicizia che si è creata. Bene, Francesca, dove vogliamo venirti a trovare? Dove ti troviamo? Dacci il tuo indirizzo, dove operi? Carrozzeria Mattioli, Spoleto. Perfetto, allora ci vediamo sicuramente a Spoleto. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.